Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è notizia dell'altro giorno di Audi che ha deciso di non progettare nuove motorizzazioni a combustione interna, ma di affinare quelle che ha già in produzione per riuscire a portarle fino alla normativa Euro 7. Stessa notizia che aveva dato Mercedes ormai qualche mese fa e addirittura quella di Volvo di qualche settimana fa, che dal 2030 non produrrà più motori a combustione interna. Notizia di ieri che Volkswagen si accoda a queste altre case automobilistiche, seppur fa parte dello stesso gruppo di Audi, dichiarando che non progetterà nuove motorizzazioni a combustione interna, ma anche essa affinerà quelle già prodotte fino ad oggi per riuscire a portarle fino alla normativa Euro 7. Va da sé che probabilmente la normativa successiva ad Euro 7 non vedrà più questo tipo di motorizzazione. In disaccordo con queste case costruttrici abbiamo da una parte Toyota e dall'altra BMW. Infatti, dichiarazione di ieri dell'amministratore delegato di BMW e anche di altri dirigenti che non sono d'accordo con questo out dato ai motori a combustione interna e anzi prevede che questo tipo di motorizzazioni saranno quelle che potranno accompagnare, ma nel tempo, alla completa elettrificazione, passando per una prima parte di motorizzazioni ibride, quindi gasolio con elettrico o benzina con elettrico. Quindi in questo modo potrebbe comunque continuare a produrre motori a combustione interna che riescano a superare anche le normative più stringenti che vedremo via via negli altri anni. Toyota è dello stesso parere, sia perché non vogliono ancora abbandonare i motori a combustione interna, ma soprattutto perché ritengono che la rete elettrica, così come è strutturata oggi in tutto il mondo, non possa supportare né sopportare una tale richiesta di energia elettrica anche per la mobilità. Prima che questo possa avvenire ci vorranno decenni e per cui accompagnare questo passaggio dal motore a combustione interna al motore elettrico ci debba essere per forza una via di mezzo e quella del ibrido appunto. Per cui BMW continuerà a sviluppare i motori a combustione interna così come lo sta facendo Toyota, non però abbandonando la linea elettrica che però per il momento non sembra ritenere prioritaria. Bene, con questa news del giorno abbiamo chiuso, noi ci vediamo al prossimo video, io vi saluto, ciao ciao!